Giuseppe, l'INAIL, tu in particolare, in prima persona, ma l'INAIL ha guidato insieme all'IIT, che è l'istituto di ricerca del MEF, quindi Pure Public, e è nato questo progetto. Raccontaci il tuo punto di vista, come è andato e dove sta andando. Beh, il progetto innanzitutto ha originato un metodo. IIT è nata tanto tempo fa, concepita da un ministro dell'economia, in particolare da un soggetto a lui molto vicino, che era l'allora ragioniere generale Vittorio Grilli, con la condivisione da parte del ministro dell'istruzione dell'epoca, Letizia Moratti. È nata, ed è oggettivamente nata, con tante risorse. Il progetto è nato per caso. Io conoscevo l'allora direttore generale dell'IT, ci siamo visti, lui conosceva INAIL perché aveva lavorato in una precedente esperienza professionale presso l'INAIL e conosceva quella che è una realtà che per noi rappresenta ancora un fiore all'occhiello, la protesica del centro di Bigorzo di Budrio. A Bigorzo di Budrio nel 1965 il primo direttore del centro, Johannes Schmidl, non è un caso che la mano robotica che ha già avuto il marchio CE si chiama Hannes, aveva elaborato e lanciato sul mercato la prima mano protesica in legno con impulso mioelettrico. Dopo tutti questi anni, la mano con tecnologia IT e con la straordinaria capacità di adattamento di uno strumento, di un pezzo all'uomo, che è rappresentata anche dalla grande capacità di analisi del bisogno dei nostri tecnici, nasce come primo prodotto italiano pronto per il mercato. L'accordo con IT è stato ben finanziato, ma i soldi, ripeto, sono l'ultima cosa, secondo me. Noi abbiamo investito con IT risorse superiori certamente a 10 milioni di euro, altrettanto hanno messo loro. C'è un corner sulla tecnologia specifica a Genova, a Bigorzo di Budrio. C'è comunque la presentazione di un nuovo metodo. Da lì è partito un nuovo modo di concepire la ricerca. IT è stato il primo tassello, poi sono arrivati gli altri, quindi il Sant'Anna di Pisa, il campus biomedico, certamente i politecnici, e non si è lavorato solo alla protesica. Noi entro l'anno probabilmente siamo in grado di presentare il secondo prodotto. Non l'ha citato Roberto, a proposito sono contento che potrà continuare a occuparsi di nanotecnologie, di robotica e di innovazione. Perché e non andare a Genova. Non sono certissimo che era la persona più adatta per fare quell'altro mestiere, per cui oggettivamente non era dedicato. Quindi sono contentissimo di questo, almeno fino a metà 2019, quando ci sarà la scadenza del suo mandato. Abbiamo lavorato molto bene perché abbiamo ciascuno di noi compreso i limiti dell'altro. Noi con i vincoli di una pubblica amministrazione, con le catene di una pubblica amministrazione, ma con buone risorse. Si è partito dalla robotica, si è partito dalla protesica, quindi esperienze che l'INAIL praticava già dagli anni, dal 1960, per poi capire che c'era un modo di fare ricerca anche per salute e sicurezza dei lavoratori. Quindi la sensoristica, studi sulle relazioni macchina-uomo, realtà aumentata, esoscheletri, non solo per tetraplegici, quello che presenteremo entro l'anno, ma per quelli cooperativi, quelli che già sono una realtà, non sono un qualcosa che va inventata. E in tutto questo abbiamo capito che non bastano i soldi, ma ci vuole una dimensione dell'ecosistema che sia funzionale. Quindi attori privati, pubblici, competenze, digitalizzazione. Sulla digitalizzazione credo che abbia detto tutto la ministra Buongiorno, che mi ha, diciamo, sottratto una valutazione che avrei lanciato qui. Io sono contento che è finita l'esperienza di Piacentini, anzi sono contento soprattutto perché avremo 20 persone che non hanno fatto assolutamente nulla, poveracci con lui, che potranno essere messe a disposizione di Agid, perché ci deve essere un'unica autorità che dia le indicazioni. Oggi andare a dire che abbiamo fatto passi avanti sulla digitalizzazione è una offesa mortale. Siamo veramente ancora all'anno zero, quindi bisogna ragionare in altri termini.
bisogna capire che va fatta una due diligence sui soldi che abbiamo buttato nella digitalizzazione, partire dalla messa a fattor comune di tutti i dati, perché oggi abbiamo dei sistemi che non si parlano, e credo che con questa nuova dimensione, con questi nuovi indirizzi e con l'unico soggetto che comanda, che dice dove si va, dove si va. Noi abbiamo avuto per esempio la triste idea, non più triste da qualche giorno, di investire nel primo data center pubblico che rispondeva a prescrizioni di un vecchio piano triennale dell'AGID, quindi non più una miriade di data center, 10.600 secondo il censimento, quindi il primo data center pubblico che è disponibile a fornire servizi e ospitalità agli altri è quello dell'INAIL. Sono entrati Istat e Ministero della Salute. È una notizia straordinaria, perché questo vuol dire lavorare insieme, sviluppare la stessa dinamica di servizi e condividere informazioni. Peraltro con l'Istat i rapporti sono molto buoni, noi stiamo lavorando alla nuova sede dell'Istat che sarà di proprietà dell'Istituto. Nella nuova sede dell'Istat a Pietralata se ne parla dal 1970, ci sarà il Disaster Recovery Idail. È un discorso per il futuro, in questa direzione bisogna andare. Ne saranno contenti, diciamo, i colleghi dell'AGID, gli amici dell'AGID, di queste due considerazioni? Io sono... Una battuta veloce, giusto per tutti, il progetto che abbiamo iniziato, perché pubblico-privato, perché INAIL più Istituto Italiano di Tecnologia hanno definito un nuovo processo di ricerca, hanno gemmato Rehab Technologies e ora ci sono delle interlocuzioni. Sì, adesso ovviamente bisognerà individuare chi produce e chi commercializza. Non c'è abbiamo una norma che è sfuggita a tanti perché è una delle mille norme nei mille commi delle varie leggi di bilancio degli ultimi anni. INAIL ha chiuso il cerchio con una possibilità di investire in start-up per la commercializzazione, anzi prima produzione, di prodotti che siano attinenti alla propria mission, salute e sicurezza. Abbiamo da parte 60 milioni di euro, credo che rappresentino il 30% di quanto lo Stato nazionale ha investito due anni addietro, sono gli ultimi dati disponibili. Vorremmo evitare una dispersione, cioè noi riteniamo che investire in startup oggi vuol dire non solo parcellizzare l'allocazione delle risorse, ma ragionare effettivamente in termini di sistema. Bisogna poterle accompagnare anche in una logica di scale up che oggi non è troppo seguita. Ci ritorniamo, provo a recuperare e facciamo un salto dall'altro lato del fiume, il mondo privato. Allora, Paolo Scuderi è CEO del gruppo Adler, che ha due, diciamo, peculiarità. La prima, che è una delle poche medie aziende italiane che invece di essere acquistata da una società estera è andata in Germania ed ha acquistato, ovvero ha acquistato la società, il gruppo Pelzer, che in un allineamento di catena del valore, lavora nel gruppo nel mondo dell'automotive, oggi è italiana, completamente italiana. Nello specifico oggi qui perché ci racconta un progetto che ha lanciato, che mi è anche caro per una questione di campanilismo ovviamente, che è il Borgo Irpinia 4.0, cioè una struttura, un progetto con la Regione Campania, con STM Microelectronics e con le associazioni di categoria in cui è possibile sperimentare delle soluzioni di mobilità alternativa utilizzando delle infrastrutturazioni che metteranno in piedi. Grazie Paolo. Grazie per l'invito e grazie per la domanda. Traggo solamente un attimo di fotografia dell'impresa che conta 60 stabilimenti nel mondo in 20 paesi con i nostri clienti che sono tutti i car makers più importanti del mondo. Cosa succede? Succede che ognuno di noi che vuole leggere la propria azienda con una strategia di medio e lungo periodo evidentemente traccia delle linee strategiche di innovazione. Il problema è che è arrivato il momento di mettere tutto insieme. La quantità di tecnologie innovative oggi disponibili sono infinite, ciò che riusciamo a applicare è veramente ridicolo. Non lo facciamo perché singolarmente non possiamo fare tutto, non abbiamo le capacità sì tecnologiche ma non di mettere a sistema
E allora, visto che il cambiamento è straordinariamente epocale, con tutto il bagaglio culturale che abbiamo accumulato, è il caso che eleggiamo un luogo, o più luoghi, quali incubatori veri di una realtà che deve essere come si vive nel futuro, e mettere insieme, facendo convivere, case automobilistiche che ognuno per sé fino ad oggi studia l'auto senza conducente, ma che non si parlano, fattori infrastrutturali che devono recepire le tecnologie di un'auto senza conducente, ma che ad oggi non è sperimentato se non nella rotonda di turno o nell'incrocio di qualche città. Ma tutto ciò prende ancora più valore se in questo esiste un fattore strategico fondamentale, importante e ineludibile, che è l'uomo. Nessuna tecnologia può o deve prevalicare la centralità dell'uomo. Anzi, l'uomo non deve essere succube della tecnologia, ma deve poterla utilizzare. E allora, se vogliamo veramente passare a una digitalizzazione, a un passaggio tecnologico epocale, se vogliamo veramente vivere con delle aziende che possono interpretare appieno tutto quel grip tecnologico che ad oggi non riusciamo a mettere in evidenza, evidentemente c'è bisogno, con un rapporto che deve essere simbiotico tra pubblico e privato, di eleggere un luogo capace di ospitare, di generare, di sperimentare, di omologare e di correlarsi al fattore uomo, che è indispensabile avere. Quando me l'hai raccontato, mi hai raccontato due aspetti fondamentali. Uno, 50 milioni di euro di investimento che mettono sia la Regione Campania con i fondi comunitari, sia la filiera che ci lavora. E me l'hai raccontato in modo anche divertente. Hai presente un condominio in cui ciascuno può mettere alcuni degli asset, infrastruttura, sensoristica, cioè piattaforme per applicazioni, e tutti gli altri possono venire a cena, cioè possono, chiunque della filiera, delle diverse, sia del mondo della tecnologia, sia del mondo dell'automotive, può venire e lavorare sulla base di questi asset che vengono messi in piedi. Allora, la domanda, sempre una battuta che ti chiedo veloce, è: qual è la ricaduta che possa avere la filiera, oltre a quella che ho detto adesso, e il mondo delle amministrazioni, cioè la localizzazione, coloro che vi hanno dato fiducia, cioè la regione, il comune che verrà selezionato? Ma devo dire che l'interesse è globale. L'interesse è globale perché l'adesione a questa iniziativa è stata praticamente positiva da tutti i grandi players di questo mondo. Il mondo tecnologico, che non è solamente legato all'automotive, è solamente legato a fattori specifici, ma che è legato al fattore uomo e quindi tutto ciò che è correlato. Qual è il plus? Il plus è che quei luoghi che si sono desertificati, perché la storia ci ha insegnato che i flussi migratori sono andati altrove, perché le necessità di lavoro o le opportunità di lavoro erano altrove, possono ripopolarsi scegliendo uomini e aziende tecnologicamente avanzate, quindi fattore evoluto, come fattore di nuovo sviluppo. Evidentemente sui territori possono rinascere gli antichi mestieri, può rinascere ricchezza, può rigenerarsi quel genius loci che nel frattempo abbiamo abbondantemente perso. Diciamo che entrambi i progetti hanno due caratteristiche un po' le accomunano: uno, l'allineamento dei tempi, che abbiamo sentito a Cingolare, ma è lo stesso anche per il borgo, e l'altro, l'utilizzo delle specificità del luogo o di un singolo soggetto per poi essere competitivi a livello globale. Una domanda che forse che ci ponevamo in questi giorni quando abbiamo chiacchierato: Industria 4.0, no? Il padre di Industria 4.0, che è Stefano Firpo, ci ha detto come oggi si sta cambiando e sta diventando impresa 4.0. Perché? Perché diciamo ci sono due elementi che la dovranno cambiare. Vorrei da voi la vostra considerazione. Il primo è una focalizzazione sulle competenze, ne abbiamo parlato da ieri, ne stiamo parlando. Il secondo è sulla dimensione. È difficile oggi fare open innovation, cioè mettere insieme le aziende piccole e medie con le aziende grandi. Anche gli incentivi, se noi consideriamo grandi, medie e piccole aziende, le grandi aziende solo il 50% hanno utilizzato gli incentivi. Delle medie aziende il 35%, delle piccole aziende il 20%. Allora, questa è una delle cose su cui probabilmente riflettere anche all'interno di questi meccanismi. Come aiutare il segmento di piccole e medie ad accedere anche a questi programmi. Una battuta da parte di entrambi, che la vivete in modo completamente diverso, opposto ma forse sinergico.
Io ho un'idea leggermente diversa, cioè in questo senso, apprezzo molto il localismo, purché il localismo sia una componente di una visione più generale che non ti conduca alla frammentazione. Quindi se c'è un player, se c'è una regia veramente unica, il localismo è un modo per esaltare le eccellenze. Quando il localismo diventa frammentazione non è positivo. Anche il sistema degli incentivi. Noi abbiamo seguito la seconda fase. Io oggettivamente penso che Industry 4.0, peraltro ho dato anche una rapida lettura alle bozze di PNR, il Piano Nazionale delle Riforme, almeno la bozza di qualche giorno fa, che non viene ovviamente condizionata da delle discussioni di queste ore sul deficit oppure sul cosiddetto tesoretto spendibile, espressione che personalmente odio. In Industry 4.0 c'è oggi l'attenzione sulle competenze, quindi c'è il bando dei Competence Center che si è chiuso. Noi siamo presenti nel Competence Center della robotica col Sant'Anna, l'IT e il campus biomedico. Siamo presenti su quello del Politecnico di Milano, bellissima notizia di qualche giorno fa, su sì. Questo hub di 60 milioni, anche questa è una notizia che va salutata positivamente. E siamo presenti con nell'altro panel di ricerca sulla cyber security, perché dovremo curare la sicurezza in sanità. L'approccio nuovo, l'approccio diverso è che vogliamo intervenire sulla parte progettuale. Prevention to design. Battuta veloce, Paolo, perché abbiamo Mirta che è già qui in combe, stiamo arrivando, siamo fuori tempo. Velocissimo, la segmentazione dell'utilizzo dei provvedimenti su Industria 4.0 traggono un focus fondamentale. Gli imprenditori che si rendono conto che l'aggiornamento tecnologico più tutto quanto attiene alla modernità possa essere agevolato ne traggono grande beneficio. Devono convincersi il resto degli imprenditori che vogliono continuare a interpretare il fattore imprenditore per il futuro. Ciò vuol dire che ci deve essere consapevolezza che il mondo va in un'azione sempre più tecnologica e competitiva. Se ci sono degli strumenti, ben vengano, purché essi abbiano una premialità. La premialità deve essere l'economia circolare, quindi deve agevolare tutto ciò che è rispettoso del nostro ecosistema. È solamente un fattore tecnologico. Noi con le bottiglie di polietilene tetraetilato, quello dell'acqua minerale, produciamo le moquette per le auto. Probabilmente l'economia circolare sarà uno degli elementi che proveremo a trattare l'anno prossimo quando andremo a riparlare di Industria 4.0. Ringrazio i due ospiti, lascio la parola a Mirta.